presidente di Aci Sport TV. Lorenzo Codecar, signori e signori, attenzione, qui si fa sul serio, navigato da Gilberto Menetti. Allora, qui si fa sul serio quando si vede il tuo nome, il vostro nome sulla start list, eh? Facciamo il possibile, adesso quest'anno purtroppo non abbiamo la nostra gialla ufficiale e abbiamo un turbo diesel, perché la nostra, e stiamo facendo un lifting fatto bene per il prossimo anno, e quindi quest'anno saremo con un T2 di serie, però vedremo di divertirci parecchio e di farvi divertire al possibile. Bene, allora aspettiamo il ritorno della gialla, che ha scritto davvero delle pagine incredibili di questa disciplina, ma nel frattempo proveranno a divertirsi, lo faranno sicuramente con questa T2 Suzuki Gran Vitara, Lorenzo Codeca e Gilberto Menetti, che la sanno lunga quando si parla del campione italiano cross country, in particolare in Bahia. Questa è l'edizione numero 5, edizione 2024. Questa si ricorda di tutto il tempo.
cross country, la sua giallona è in si sta riposando, si sta rimettendo in forma, però non poteva mancare un podio. Sì, la giallona la rivedremo da marzo e da lì inizieremo a divertirci ancora di più. Ma già con questo devo dire che per essere un video di diesel ci ha fatto veramente divertire. Abbiamo visto Massimo Di Colenti che è passato, che è sempre lì, tiene sott'occhio. Sì, è lì, l'ho già visto, siamo molto amici con Massimo, quindi tutto bene, devo dire weekend perfetto. Perfetto, allora per un weekend perfetto, per essere perfetto manca il podio, quindi fate la foto e poi avvicinatevi nella foto del podio, primi di T2, quindi terzi classificati, primi di T2. Io ringrazio l'ottimo Matteo De Rio che mi ha accompagnato dietro le quinte in questa premiazione e che arriverà presto a Bergamo, perché abbiamo scoperto che aveva una passione per un po' per l'Atalanta anche, no? Ti piacerebbe, dai. Andiamo a vedere una partita Atalanta-Cagliari, vediamo chi vince. Bene, allora, terza posizione, andiamo a chiamare la seconda posizione, perché Gigi sei pronto, ragazzi siete pronti, abbiamo un altro podio olimpico. Ci siamo, iniziamo quindi l'ultimo podio olimpico dedicato al campionato italiano cross country in Bahia. In terza posizione Lorenzo Coneca, navigato da Gilberto Menetti. E per loro arrivano le coppe da parte delle ragazze della crew di Rossina Beer Racing. Abbiamo la foto dei terzi classificati, andiamo a chiamare in seconda posizione, secondo i classificati, Alfio. Questo è il podio della Bahia, Carre di Gallura, Bahia Vermentino, e adesso, come da consuetudine, in ogni momento.